Ciao ragazze, bentornate, ben rientrate nel mio canale. Nuovo video oggi, video haul, tipologia di video che io adoro follemente vedere nei canali delle altre ragazze. Anche io ho accumulato un po' di roba e vi voglio far vedere quali sono stati i miei ultimi acquisti. Faccio una breve premessa: ho comprato tutte cosine, diciamo più o meno in offerta, quindi io non spendo mai tantissimo per l'abbigliamento perché mi piace proprio comprare tanta roba, quindi preferisco comunque comprare quella roba che è un po' più accessibile in modo da avere più ricambio, perché mi piace comunque cambiare spesso. È un negozio nel quale sono andata e che comunque diciamo che uno tra i miei preferiti è certamente Zuiki, dove trovo sempre qualcosina da mettere molto ma molto carina. Mentre vi parlo della roba che ho acquistato, cercherò di farvi dei mini video nei quali mi vedrete indossare questi capi di abbigliamento, mentre per il resto ve li faccio vedere. Prima di iniziare con la roba dell'abbigliamento, volevo parlarvi di questo brand, che appunto è Equivalenza, un brand che ho conosciuto tramite la Dolce Carmen. Ciao tesoro, gira e rigira, ti saluto sempre nei miei video. All'interno del quale vendono delle fragranze, comunque dei profumi, ma anche i prodotti per la skin care, quindi delle creme viso. Ho visto che hanno anche i solari, come anche dei deodoranti per ambienti, eccetera. Insomma, è un brand nuovo e sono andata mirata perché volevo acquistare dei profumi che somigliassero, perché questa è la particolarità di questo negozio, siano ispirati, diciamo, ai grandi profumi griffati. In particolare io ne ho preso uno che praticamente riprende la fragranza del Candy di Prada, perché io volevo acquistare quello, ma ragazze, vi dico la verità, dopo aver conosciuto il prezzo mi sono veramente spaventata e ho detto, ma anche perché come sapete è una profumazione un po' particolare, un aroma un po' particolare, quindi alla fine ho detto meglio ne prendo uno simile, lo provo, lo testo per un po', se poi proprio mi piace tantissimo posso andare a prenderlo. Loro lo mettono dentro queste diciamo boccettine di vetro molto molto carine con il vaporizzatore. Anzi, nel frattempo che ci sono, buonissimo. Una volta finito il profumo si può andare tranquillamente di nuovo verso lo store e lo si fa riempire dello stesso profumo, o comunque se si vuol cambiare fragranza. È possibile scegliere tra due misure, e quindi quello da 100 ml che costa 19,90 e quello da 50 ml che costa un po' di meno, credo 14 e qualcosa, poi vi faccio sapere. Il profumo è buonissimo veramente e poi chiaramente lo mettono all'interno di questa scatolina e quindi comunque anche esteticamente è molto molto carino. E chiaramente ci sono poi altre profumazioni tantissime ispirate alle grandi marche, e mentre mio marito ha scelto l'acqua di Jo, lui ama particolarmente questa fragranza, ha preso però la boccettina un po' più piccola in modo da poter cambiare più facilmente. E poi la commessa mi ha dato un altro campioncino per mio marito, sempre quindi maschile, e vediamo un attimino, pesco qui random, una crema per il viso alla rosa di Bulgaria, che proverò certamente, crema idratante anti-età. Poi vabbè, il bigliettino dell'Equivalenza, dove ci sono tutti i riferimenti Facebook e quant'altro. È una brochure, chiaramente, all'interno della quale ci sono scritti tutte le varie promozioni. Chiaramente iscrivendosi alla loro pagina Facebook potete vedere quali sono le ultime promozioni. E poi mi sono fatta tentare alla cassa da questo dispenser, all'interno del quale si può mettere il profumo, appunto versare il profumo per portarlo e tenerlo sempre in borsetta, bellino, fucsia, con questi diamantini all'interno. E la commessa mi ha dato, per facilitarmi, l'imbutino per poter versare appunto il profumo all'interno del dispenser da borsetta. Veramente il profumo è buonissimo, io l'ho appena messo ma si sente ed è una fragranza ottima, poi magari proverò anche le altre e vi farò sapere. Quindi questo è stato il primo acquisto che ho fatto da Equivalenza. Dopodiché sono andata alla Upim, laddove sapete io spesso vado per acquistare qualcosina di Essence o di Wet n Wild eccetera, ed ho acquistato qualcosina ma proprio veramente random per me. Ho preso questa crema per il corpo, questa body lotion della Shaka, questa è la lozione corpo al mirtillo. Ne ho sentito parlare benissimo di queste lozioni corpo
corpo di Shaka, sempre dalla Dolce Carmen, ma anche da tantissime altre ragazze, e l'ho voluta provare. E poi ho preso queste due confezioni di salviettine da borsetta, sempre della Shaka, una fragranza cocco, l'altra vaniglia, che costano 0,99 centesimi e che io ho provato già in passato e mi trovo benissimo, quindi le tengo in borsetta e sono comodissime. La crema per il corpo, nel frattempo, se riesco, sì, vi posso anche dire il prezzo, è costata 3,99 euro, le salviettine 0,99. Ok, dopodiché mi sono fatta tentare da questo eyeliner della Wet n Wild, appunto. Questo è il liquid eyeliner H2O proof, quindi è waterproof. Questo è l'ultra black, spero si veda qualcosa alla videocamera, ma penso proprio di sì. E questo qui invece è costato, manco mi sono neanche preoccupata di quanto costava. Ok, questo qui era prezzato 3,99, ma c'era uno sconto di 1,20 euro. Questo lo sto vedendo solamente ora. Ed infine ho preso queste ciglia finte a ciuffetti della Essence. Queste sono le Frame for Fame, che anche questo ho visto dappertutto sul tubo e che volevo provare. Sono di 4 differenti misure, quindi dal più piccolo al più grande. Molto molto carine. E queste qui sono costate 1,29 euro, quindi pochissimo praticamente. Dopodiché ero tentata da un paio di scarpe. Io tantissime scarpe, però ne volevo un paio che desideravo veramente da tanto tempo. In realtà ne avevo visto un altro genere molto simile, ma non c'era assolutamente il numero, e alla fine ho optato per queste altre, che adesso vi faccio vedere, però ve le faccio vedere indossate, perché secondo me così potete vedere la bellezza di questa scarpa. Sono delle scarpe che si stanno usando tantissimo in quest'ultimo periodo, sono queste qui, hanno questo tacco basso, ma in realtà all'interno hanno il rialzo, quindi comunque siete un po' più alte, anche se esteticamente non sembrerebbe, e davanti hanno chiaramente la parte aperta qui, si vedono un po' le dita dei piedi, e sono con la doppia cerniera. Questa è una cerniera finta, questa qui invece è una cerniera, proprio la cerniera che serve per infilarle. Sono molto molto carine, questo periodo che c'è già un po' di caldo ma non caldissimo, e soprattutto sono molto ma molto comode perché portano questo tacco basso, e quindi per tutti i giorni si possono tenere tranquillamente anche 8-10 ore consecutivamente. Poi dopodiché sono andata in un negozietto, diciamo, no brand, quindi un po' una cineseria come dire io, e ho preso questo giacchino in simil pelle plasticume, torniamo sempre lì, che è costato pochissimo, 10 euro, e vi metto sempre una foto, comunque ve lo faccio vedere indossato, che l'ho acquistato per questo periodo. È veramente ma veramente carinissimo, di questo color beige molto molto chiaro, e questo simil chiodo che si sta usando tantissimo, io ne ho visti di bellissimi anche da Zara, molto molto belli, anche perché poi si stanno usando tutti colorati, e l'ho voluto acquistare. Nel frattempo lo butto lì davanti a me, che c'è il divano. E poi sono andata da, vabbè, sempre cineseria, ho preso questa camicia con i rossetti che praticamente sta spopolando qui su YouTube, e c'era in diversi colori, c'era anche in bianco con i rossetti fucsia, io ho voluto prenderla nera con i rossetti rossi perché, non lo so, mi attirava molto molto di più. È carinissima, tra l'altro queste camicette le lavate e in neanche un quarto d'ora sono asciutte. E poi da Zuiki ho preso due camicie lunghe, di queste qui che si stanno usando adesso, che si mettono con i leggings sotto neri, o comunque si mettono anche a mo' di vestitino. Io li metto sempre con i leggings perché sono un po' trasparenti, e ne ho preso una con i gattini, quindi nera con i gattini bianchi, molto ma molto carina. E un'altra l'ho presa invece, questa ha fatto più scalpore, l'ho presa bianca però con i fenicotteri, troppo troppo carina. La particolarità di questa camicia, questa nera con i gattini, è che le maniche possono essere risvoltate perché ha praticamente il filino col bottoncino, in modo da poterle svoltare, quindi si può mettere anche quando fa un pochettino più caldo. Queste sono veramente carinissime, ripeto, sono poi delle camicie che si asciugano presto presto, quindi, e anche queste sono costate 9,90 euro, quindi ragazze, veramente con 10 euro ho comprato un sacco di roba che tra l'altro a me piace, garba molto, perché a me Zuiki mi piace tantissimo. Dopodiché, passando agli acquisti invece make-up-osi, in parte, se mi seguite su Instagram l'avete visto, io li sono sempre Kravis Girl, come qui su YouTube, perché io vi posto sempre le foto eccetera, come anche
come anche mi sono finalmente iscritta su Snapchat, lì sono sempre Kravis Girl, quindi mi trovate subito e seguitemi pure lì se volete un po' scoprire la mia giornata, cosa faccio durante il giorno, cosa mangio, perché comunque vado a riprendere un po', perché sapete che è un social molto molto carino all'interno del quale è possibile comunque vedere le storie dei vari amici che si seguono, storie che durano dei brevi video ed è molto molto carino, secondo me Snapchat è veramente carinissimo, quindi seguitemi pure lì se volete vedere, rimanere aggiornati e rimanere al passo. E da MAC ho preso due rossettini, in realtà non li ho presi io ma me li ha portati mio marito, che ormai mi conosce così bene da portarmi anche i rossetti della MAC, quindi applauso al maritino. E sono due in particolare, il primo è il twig ed è quello che mi vedete indosso in questo momento, rossetto che io desideravo ardentemente insieme al Mer, che prima o poi andrò a prendere, è questo satin color nude, però un po' più scuro del normale nude, per questo mi piace, perché comunque sulle mie labbra si vede, mentre a differenza del Velvet Teddy, che comunque è proprio il colore delle mie labbra, quindi quando metto quello si nota poco, perché giustamente diciamo riproduce proprio il colore delle mie labbra. E l'altro invece che ho preso, la new entry, è il Fusion Pink. Faccio passare una foto di questo splendido rossetto, che praticamente vi faccio anche uno swatch qui sulla mano, che in buona sostanza è un rossetto rosso però con una punta di rosa, quindi è molto difficile da descrivere, perché secondo me questo è il tipico rossetto un po' come il New York Apple, che messo addosso cambia a seconda del colore delle labbra. Questo è un Amplified, bellissimo ragazze, ha queste sfumature, proprio è una perfetta fusione tra un rosso e un rosa, secondo me molto molto bello, e poi è molto cangiante, perché quando lo muovete anche sulle labbra ci sono dei momenti in cui sembra proprio un fucsia, no, troppo bello questo rossetto. E questi due li ho presi alla MAC, come sapete ormai i rossetti MAC sono a quota 19 euro, bellissimo. Ed infine vi voglio parlare due secondi di questo liquid velvet, che è questo fondotinta di Wycon, non mi veniva la parola, che io ho acquistato da pochissimo. L'ho preso perché intanto questo è nella tonalità 3 sabbia, l'ho preso perché ne ho sentito parlare tantissimo sul tubo, ho sentito anche diverse recensioni, sto attenta perché la boccettina è in vetro quindi ho paura che si rompa, ed è un fondotinta perfezionatore anti lucidità, me lo vedete indosso anche in questo momento perché io vi ho realizzato questo make up che mi vedete addosso, quindi presto lo vedrete online, quindi stay tuned. Ed è un fondo che ho preso, ripeto, perché ispirata da tante recensioni positive, e devo dire ragazze che già l'ho utilizzato un bel po' di volte, almeno l'ho messo su 4-5 volte tutto il giorno, e devo dire che intanto è vero che è antilucidità, quindi veramente la pelle mi rimane perfetta per tutto il giorno e non si lucida assolutamente, ma poi ha una texture assurda, nel senso è molto ma molto vellutato, come dice la parola stessa, non è pastoso, è un po' liquido, però è un liquido che a contatto con la pelle diventa un po' polveroso. Non lo so, è difficile anche da descrivere, se volete vi faccio un video nel quale vi faccio vedere come lo applico, anche se lo vedrete in azione il video nel quale realizzo un make up con l'ombrettino di Neve Cosmetics. Se l'ho già messo online vi metto qui il link diretto a quel video, se no stay tuned perché lì lo vedete proprio utilizzato sulla mia pelle. Io utilizzo con la Beauty Blender, la Simil Beauty Blender, questa qui è la Real Techniques, non mi ricordo il nome, ve lo faccio passare qui in sovraimpressione perché proprio mi sta sfuggendo in questo momento, che comunque è già un po' ai minimi termini perché la utilizzo spesso, però mi trovo bene fondamentalmente, anche se mi ha deluso il fatto che si è strappata quasi subito dopo le prime applicazioni, però rimane comunque una valida spugnetta. Lo utilizzo questo fondo con questa spugnetta e poi con un po' di acqua termale, questa qui è della Venn, spruzzo e lo metto nella mano e poi lo passo sul viso. Ragazzi, veramente questo fondo è rivoluzionario, secondo me è veramente un fondo molto valido per chi ha la pelle grassa che tende a lucidarsi, bellissimo. Ed infine mi stavo dimenticando l'ultima cosa carinissima che ho preso sempre in questi giorni e che mi avete visto in una foto su Instagram, questa è la foto, ve la ripropongo perché penso che già ve l'ho fatta vedere per farvi vedere anche il giacchino, questa borsetta Simil
Chanel, non lo so ragazze, ditemelo voi perché io sono comunque un ignorante in materia, molto ma molto carina, che anche questa è costata pochissimo, blu, perché? Perché l'ho sognata proprio da abbinare alle Stan Smith che hanno dietro l'insertino in blu, e mi piaceva tantissimo perché questo abbinamento tra sportivo ed elegante ultimamente mi piace tantissimo, soprattutto poi con un jeans stretto magari un po' strappato e appunto quel giubbino che ho preso in simil pelle plasticume beige è perfetto e mi piaceva tantissimo. Tra l'altro non è troppo piccola perché comunque all'interno ci rientra tantissima roba, vi faccio vedere rapidamente, abbastanza ampia, e poi dietro c'è una taschina dove potete mettere anche magari il vostro telefono, se avete un telefono normale, non come il mio che è il Plus ed è grande così e non ci entra. Comunque, va bene, questi erano tutti i miei ultimi acquisti, ditemi cosa vi è piaciuto e cosa comprereste voi magari. Io vi mando un grosso bacio, vi volevo ricordare, oltre Snapchat ed Instagram, di mettere il like alla mia pagina Facebook Make Up Life, vi lascio tutti i riferimenti qui sullo schermo. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e tanti like per me. Ciao!